Alex, questa squadra sembra non avere limiti. Giocate bene, siete al primo posto in campionato, in Champions League avete quasi praticato la qualificazione. Ma a questo punto per voi la finale di Champions del 10 giugno diventa un obiettivo concreto o è sempre un'utopia? Ma dobbiamo pensare partita per partita, come abbiamo sempre fatto quest'anno, ed è questo che ci sta portando grandi frutti. Quindi oggi è stata una buona prestazione, una bella vittoria in un campo difficile, però ancora non abbiamo fatto niente perché ci aspetta il ritorno, in cui sì abbiamo un buon vantaggio, ma non dobbiamo abbassare la guardia, ma dobbiamo ripetere la prestazione che abbiamo fatto oggi per portare a casa la qualificazione. Alex, state facendo una stagione straordinaria, ma una partita come quella di questa sera, quali certezze aggiunge a quelle che già avete? Questa stagione stiamo dimostrando grande solidità, grande concretezza, grande applicazione da parte di tutti e ci piace insomma proporre sempre gioco, perché anche oggi abbiamo fatto tanto possesso palla e dobbiamo continuare a fare quello che ci sta chiedendo il mister perché sta portando risultati, quindi continuare su questa strada lavorando e non mollando un centimetro. Alex, ormai sei un veterano di questa squadra, si vede anche dalle tue parole, da quello che fai in campo. Qual è l'errore che non bisogna commettere al ritorno, perché comunque siamo agli ottavi di Champions, davvero può cambiare tutto di un centimetro? Sì, come ho detto prima, non dobbiamo abbassare la guardia, dobbiamo pensare di aver già la qualificazione in tasca, perché non è così. Due gol, come ho detto prima, un buon punto di partenza, però se non si affronta la partita con la giusta applicazione, la giusta determinazione, come stiamo facendo in queste ultime partite, poi diventa difficile. Tante volte un episodio può cambiare la partita e una stagione, quindi dobbiamo stare sempre sul pezzo, sempre concentrati e continuare così. Ultima. Alex, c'è la sensazione che state facendo qualcosa davvero di importante, che state scrivendo comunque la storia del club? Sì, siamo consapevoli di star facendo una grande stagione. C'è ancora tanto da fare e siamo contenti per quello che abbiamo fatto finora, perché i numeri insomma parlano chiaro, però come ho detto prima bisogna solo pensare partita per partita e cercare di dare il meglio ogni allenamento, ogni cosa che ci chiede il mister. Dobbiamo continuare con questa determinazione, perché solo così possiamo arrivare lontano. Senti, per te è ancora un clean sheet, un bel traguardo. Sì, sono contento. Quando non si subisce gol è sempre bello, per me, per tutta la squadra. È un lavoro di tutti, da partire dagli attaccanti che vanno in pressione, centrocampisti, difensori. Stiamo trovando grande solidità ultimamente e dobbiamo continuare su questa strada. Grazie. Ma i tifosi ci stanno spingendo dall'inizio dell'anno in maniera incredibile, anche oggi erano tantissimi, si sono fatti sentire nonostante il clima molto caldo qua. E speriamo che al ritorno ci aiutino ancora di più a fare una grande prestazione per passare il turno. Grazie.